A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura, ringraziamo lo sponsor, Ares S.P.A., per aver contribuito alla realizzazione di questo evento. E diamo il benvenuto a Stefano Massini e Oliviero Ponte di Pino. E ricordiamo di spegnere tutti i telefoni, grazie. Buongiorno, chiederei anche a Giuliano Turone di salire sul palco. Grazie mille. Buongiorno, raccontiamo, oggi parliamo di una cosa che teoricamente è noiosissima, la scienza triste che è l'economia, ma in una chiave abbastanza inedita e insolita. Io comincio da un aneddoto, un ricordo personale. Era la metà di settembre del 2008 ed ero a New York. A un certo punto camminiamo e vedo davanti a un edificio una grande quantità di telecamere, fotografi, eccetera, eccetera, eccetera. Dico, cribbio, qui sta succedendo qualcosa, ma non sono riuscito bene a capire che cosa stesse succedendo. Il giorno dopo ripassiamo di lì e dall'ingresso di questo edificio, tra i flash dei fotografi e le cineprese, uscivano dei signori in abito casual con in mano una scatolina di cartone dentro la tazza, la fotografia della fidanzata e del bambino, perché erano i dipendenti della Lehman Brothers che in quei giorni lì, in quelle notti lì, stava fallendo. Quando Hegel a Iena vede Napoleone che entra, dice: ho visto lo spirito del mondo a cavallo, questa è una frase celebre della storia della filosofia. Io posso dire, non ne sono minimamente accorto in quel momento lì, che ho visto lo spirito del mondo in una scatola di cartone con dentro la tazza e le foto dei bambini o della fidanzata, dei dipendenti, perché dal fallimento della Lehman Brothers è iniziata una crisi economica gigantesca che è quella in cui ci troviamo ancora adesso. E questo è quello che racconta, da questo è partito, credo poi sostanzialmente, al fallimento di Lehman Brothers, Stefano Massini, per raccontarci in questo testo, Lehman Trilogy, quella che è sostanzialmente la storia del capitalismo, perché raccontando la vicenda di questa famiglia di emigrati tedeschi che arrivano negli Stati Uniti e li fanno fortuna, racconta sostanzialmente tutta l'evoluzione del capitalismo. I Lehman partono dalla Germania, arrivano in America e sapete che cosa vendono? Questo vendono. Cosa vendono? Vendono il blue jeans, che si chiama blue jeans perché era la stoffa, era il cotone duro, il fustagno con il quale venivano in Europa confezionate le tele delle vele delle navi. E siccome ci voleva una stoffa robusta, utilizzavano questo tipo di cotone. Questo tipo di cotone, siccome veniva utilizzato solo dai marinai per fare le vele, veniva chiamato il blu di Genova, da cui i francesi lo chiamarono blue jean, e da lì è venuto poi negli Stati Uniti, che hanno prodotto, avendo le piantagioni di cotone, i blue jeans che noi utilizziamo. Quindi abbiamo addosso il blu di Genova. Diciamo che i Lehman Brothers nascono come Renzo Rosso, che è quello che ha fatto la Disney più vicino sostanzialmente. Dopodiché, quando dico che Stefano Massini in questo testo racconta la storia del capitalismo, raccontando la storia di questa dinastia, perché si passa dalla vendita di un prodotto, di un bene, di una merce, cioè della stoffa, alla vendita delle materie prime, nel caso specifico all'inizio il cotone, e dei mezzi di produzione, perché loro cominciano a fornire attrezzi a chi lavora nelle piantagioni, ai padroni delle piantagioni, e poi pian pianino il capitalismo attraverso i Lehman Brothers evolve, si passa ad altri beni, ad altre materie prime, si passa pian pianino alla banca e poi si passa ai prodotti finanziari sostanzialmente, che sono quelli che poi hanno determinato in qualche misura la crisi del 2008. Tu perché ti sei così appassionato alla vicenda dei fratelli Lehman? Guarda, potrei risponderti
fondamentalmente ci sono stati tre filoni che ho trovato particolarmente, forse quattro addirittura, proviamo brevemente a elencarti. Il primo è che ci sono delle straordinarie, secondo me bellissime, contraddizioni dentro la storia di Emanuele. La prima contraddizione è, come in tutte le forme di contraddizione, è una forma di trasformazione. Nel senso che la storia dei fratelli Lehmann è fondamentalmente la storia di un cambio di dottrina religiosa. E questo mi ha molto colpito in un momento come il nostro, nel quale si afferma giustamente che stiamo vivendo in un'epoca di totale relativismo, no? Considerate che la famiglia Lehmann era una famiglia di rito aschenazita, quindi una famiglia ebraica, tedesca, siamo in Baviera, nascono in un posto che si chiama Rimpar, in Baviera, in un posto di campagna, il padre faceva il coltivatore di bestiame, l'allevatore di bestiame, e oltre al coltivatore, i figli decidono di lasciare appunto la Germania e andare, come tanti, siamo alla metà dell'Ottocento, poco prima della metà dell'Ottocento, a cercare fortuna negli Stati Uniti. Questi tre fratelli, i primi tre Lehmann arrivati negli Stati Uniti, per essere precisi, il primo arriva per primo da solo, poi gli altri lo seguiranno, i due fratelli, Henry Lehmann, o meglio dovrei dire il suo vero nome era Hayum Lehmann, che si ribattezza, si americanizza Henry Lehmann subito, appena arriva sulla banchina del porto, e poi i due fratelli, Emanuel e Mayer, erano appunto dei giovani di ortodossa religione ebraica. Il rito aschenazita, per chi conosce la meravigliosa e ricchissima storia dell'ebraismo europeo, è effettivamente un modo di declinare rispetto a quello sefardita in modo ancora più rigoroso, no? Tutto l'armamentario straordinario delle mitzvot. Ebbene, erano quindi delle persone di una profonda religione ebraica ortodossa, se vogliamo integralisti, d'accordo? Per farci capire, per dirvi una cosa, c'è un episodio molto chiaro, secondo me, che parla chiaro. Quando arrivano negli Stati Uniti e piano piano nella vita iniziano molti di loro a passare a miglior vita, ogni volta che ciò avveniva, la ditta di famiglia, che fosse come nei primi anni un negozio di merceria, più avanti una struttura finanziaria, veniva chiusa per un tot di giorni, perché la religione ebraica dice, dentro i riti di Shiva e Cheroshim, che coincidono un po', diciamo, con il nostro lutto, che non si deve lavorare per un tot di giorni, va fatta crescere la barba lunga, non si può prendere cibo se non dato dai vicini, bisogna stare seduti, bisogna fare tutta una serie di prescrizioni che loro rispettavano a dettaglio, d'accordo? A dettaglio, come d'altra parte molte delle altre famiglie che hanno fatto la storia del capitalismo, di cui io accennavo Oliviero, negli Stati Uniti, come Goldman Sachs e tantissime altre, appunto, grandi famiglie ebraiche. Bene, perché vi ho parlato di trasformazione? Perché la storia della famiglia Lehmann è anche, e secondo me in modo interessante, sorprendente, emblematico direi, è la storia di un passaggio di religione. Loro arrivano profondamente ebrei e, seguendo la storia della famiglia Lehmann, che per spiegarvi negli Stati Uniti è un po' mutatis mutandis, quello che noi potremmo dire essere in Italia la storia della famiglia Agnelli, d'accordo? Quindi una di queste famiglie di cui sulle quali esiste anche una vulgata, d'accordo? Cioè, quindi il popolo è abbastanza a conoscenza anche delle dinamiche familiari, un mito, certo, quindi un mito che, come spesso avviene, come è accaduto con la famiglia Agnelli e come è accaduto con i Lehmann, non a caso diventa anche foriero di mote, perché tale è stato anche per i Lehmann. Negli Stati Uniti la famiglia Lehmann è un po' una famiglia istituzione, se ne sa molto, quando è caduto l'impero Lehmann se ne sono scritti tantissimi di libri e di volumi, ce n'è uno bellissimo, ahimè non tradotto ancora in italiano, che si intitola The Last of the Imperious Rich, scritto da Peter Chapman, uno dei più importanti editorialisti economici del Wall Street Journal, e racconta proprio la storia della famiglia Lehmann. Bene, scorrendo la storia di questa famiglia è possibile seguire in un modo per me molto curioso come loro siano passati dall'integralismo ebraico a una progressiva, graduale perdita di tutti i legami con la religione ebraica, con i riti ebraici, con le mitzvot, con Talmud, e siano piano piano entrati non in una forma di ateismo o di appunto relativismo, ma in una forma di altro integralismo,
capitalismo, del quale loro hanno interamente preso le norme, i precetti, i comandamenti, forse anche i patti, visto che la religione ebraica è tutta fondata su una sorta di patti. E questo mi è molto interessato, cercare di raccontare la storia di una evoluzione, di una trasformazione di una religione in un'altra religione. Ed è la prima risposta che ti potrei dare, per non dirti che mi ha interessato la storia di Lehman. Mi ha interessato, ma nel modo che costituisce forse il secondo punto. Cioè, la storia di Lehman, non voglio usare il tono troppo dogmatico, perché per me, non in generale, per me è stata in qualche modo una opportunità per tentare una forma di epica moderna, forse di epica contemporanea, moderna lasciamo dove sta, di epica contemporanea. La ragione di questa cosa sta in quello che poi c'è da Olivier prima. È vero che in quelle scatole con il logo Lehman, con le quali gli impiegati li portavano via le cose dai loro uffici, c'è un crollo. Per me questo crollo ha fatto il paio con il crollo che c'era stato 19 anni prima, cioè quello del muro di Berlino. Con il muro di Berlino era caduto uno dei capisaldi della cultura, non soltanto della cultura, della politica, della filosofia del Novecento, la cultura quindi della classe proletaria, che guarda caso al capitalismo si opponeva. 19 anni dopo la caduta del muro di Berlino cade un altro muro, a mio parere, che è la caduta di Lehman. Raccontavo prima a Oliviero e a Giuliano come mi abbia colpito non più di mezz'ora fa, venendo qua da voi, passare per via, per una via qua vicino, non questa avanti, l'altra, la parallela, e voi stessi potrete andare a vedere che c'è a un numero civico una vetrina di una importante struttura internazionale, la Azimut, che lavora da moltissimi anni, che fa praticamente, vende prodotti assicurativi e derivati. Se andate a vedere nella vetrina di questa cosa qua a Mantova, di questa struttura, c'è un manifesto di pubblicità con scritto: acquistate i nostri fondi, sono fondi sicuri, e a caratteri cubitali c'è scritto: non contengono fondi Lehman Brothers. La cosa mi ha colpito in un modo inenarrabile, perché io, nella varia iconografia che ho ricevuto dagli Stati Uniti quando mi sono addentrato in questa impresa di anni di scrivere il testo, c'erano dei manifesti, per l'appunto di strutture uguali, che dicevano: acquistate i nostri fondi, sono i migliori, contengono Lehman Brothers. Ecco, questa è, a mio parere, nella contraddizione, la prova, una delle prove forse più emblematiche, paradigmatiche sotto un certo punto di vista, di come quel muro sia caduto repentinamente, così come repentinamente era caduto quello di Berlino. Noi ci troviamo davanti a due episodi traumatici che hanno in qualche modo caratterizzato la fine, o come dice Ronconi, non la fine, probabilmente anche in questo caso la trasformazione, di due capisaldi della nostra cultura del Novecento in qualcos'altro. Sicuramente la caduta del muro di Berlino e la caduta del muro Lehman, lo chiamo così, sono in qualche modo due walls, per dire con Floyd, che in qualche modo, cadendo, hanno aperto alla costruzione di un cantiere, per rimanere con una metafora edile, in qualche modo che stiamo vivendo tuttora. Seconda ragione, la possibilità di scrivere un'epoca contemporanea. Terza ragione che mi ha molto molto entusiasmato è il fatto che scrivere un testo sulla storia di Lehman conteneva un azzardo. E conteneva un azzardo fondamentalmente da che punto di vista? Beh, io sono sempre stato pervicacemente convinto che non esista teatro senza sperimentazione. Il teatro è sperimentazione di principio, e è sperimentazione sia linguistica che tematica, soprattutto per la drammaturgia. Nel momento in cui noi scriviamo drammaturgia, è chiaro che la prima forma di sperimentazione, ancor prima che può diventare formale e linguistica, è la sperimentazione sul tipo di quello che potremmo chiamare il decumius, d'accordo? Che è in qualche modo, a mio parere, inevitabilmente una sfida nei confronti del pubblico. Tu chiami qualcuno a veder raccontato che cosa. Ebbene, ho deciso di scrivere la storia di Lehman proprio per questo, perché nel momento in cui iniziai a scrivere nel 2008-2009 erano chiaramente percepibili nell'aria
gli ultimi segnali di quel qualcosa che non era, attenzione, ecco a questo ci tengo, non era nato con la crisi economica, perché non è vero che l'idiosincrasia per l'economia, l'odio per l'economia sia nato nell'opinione pubblica con la crisi economica. Non è vero che noi stiamo vivendo la conseguenza di un'equazione lineare per cui, siccome la crisi ha creato l'assenza di posti di lavoro e l'aumento delle nostre tasse o dei tassi che costellano la nostra normale vita bancaria, poi di questo parleremo dopo perché anche il mendicante ha una vita bancaria anche se non vuole, di fatto non è vero che la nostra avversione, ripeto, la chiamo idiosincrasia scegliendo il termine, per l'economia sia nata per conseguenza della crisi. Il giovanissimo Anton Chekhov nel 1880 viene mandato come reporter a seguire le fasi del processo Rykov, che è un processo, se voi andate a seguire, c'è un libro bellissimo di Marcovati, se voi andate a vedere, il processo Rykov ha visto nella Russia zarista pre-rivoluzionaria della fine 800, ha visto esattamente qualcosa di simile a quello che è successo in Italia con il crack Cirio e con i Montana. E Chekhov viene mandato a fare il reporter in quel processo lì e racconta un tipo di avversione da parte degli spettatori di questo processo che è tale e quale quella che si respira oggi, quando in qualche modo noi siamo costretti a parlare di un'economia fra virgolette nemica. Questo mi ha particolarmente spinto a scrivere il testo, cioè portare al pubblico uno zoom, se vogliamo anche un tabernacolo, a qualcosa che generalmente per strada, nei bar, sui tavoli da 3-7, la gente preferisce in qualche modo non trattare, cioè il tema dell'economia. Ah, l'economia ci sfrutta, ah, l'economia è cattiva. Trovo che proprio perché ci sia questo luogo comune, come tutti i luoghi comuni, contiene evidentemente qualcosa di falso e qualcosa di vero. Bene, sono convinto che fosse interessante provare a raccontare proprio la storia di una delle istituzioni dell'economia mondiale, raccontandola non come storia di Aguzzini, perché io non ho raccontato la storia di Squali al Fautore del Popolo, ho raccontato la storia sotto un certo punto di vista più scomoda, perché ho raccontato la storia di una famiglia che prospera dando alla società americana quello che la società chiede, non quello che loro impongono, ma quello che la società chiede, perché il mito dell'arricchimento facile che ha costellato, si può dire, tutto il Novecento, ricordatevi che i primi bond, cioè le prime forme di obbligazione remunerata alla scadenza con una cedola, vengono staccati dalle banche americane per costruire la ferrovia che noi vediamo celebrata nei film di Sergio Leone. Le prime obbligazioni Lehman, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Rothschild, sono le obbligazioni staccate per costruire la ferrovia, quindi stiamo parlando di fine 800, ed erano obbligazioni stipulate non dai magnati dell'economia americana, ma da chiunque aveva un piccolo risparmio e, come il proverbiale ormai nostro Pinocchio della storia letteraria italiana, vuole mettere i soldi sotto il campo dei miracoli per tornare dopo due giorni e trovarne di più. Le banche americane si sono limitate a dare ciò che la società chiedeva. Le OPA erano qualcosa che la società chiedeva, non che loro hanno imposto a una società. E quindi c'era questo elemento che mi sembrava molto interessante. Quarto e ultimo, ed è il più asciutto di tutti e quattro i punti, perché mi sono personalmente, proprio biograficamente, reso conto che raccontando Lehman Brothers raccontavo un po' il mio mondo, anche il mio di trentenne, quarantenne, dai. Perché ci ho messo 10 anni, sì, e dopo aver iniziato ne avevi un po' di meno. Esattamente, sei un amico. E questo avviene perché veramente mi ha molto colpito, vi garantisco, rendermi, io ti dico molto francamente, non ero partito con l'idea di scrivere un testo come ho scritto. Io volevo raccontare la fine di Lehman Brothers, cioè volevo raccontare proprio l'episodio degli scatoloni che raccontavi tu. È chiaro
chiaro che se tu descrivi una morte, è inevitabile che nel tentare di assimilare degli elementi per non raccontare scempiaggini, tu debba in qualche modo anche informarti su chi è morto. Ebbene, mi sono reso conto che più che interessarmi la questione dei mutui subprime, che era la questione sulla quale all'apparenza Lehman è morta, mi interessava sempre di più informarmi, al di là dello scrivere, informarmi su quello che era morto, cioè chi era Lehman Brothers. E studiando questo mi sono reso conto che dentro la storia di questa famiglia c'era la storia di un gruppo di persone che con grandissima etimologica perspicacia aveva saputo arrivare 3 passi prima dell'umanità a ciò che l'umanità le avrebbe chiesto dopo 3 giorni. E quindi dentro la storia di Lehman c'era la mia storia di uomo quarantenne occidentale che vive nel 2014, perché ho capito, scorrendo le cose, che Lehman era stata la storia del cotone, la storia dei miei blue jeans, banalmente, la storia del petrolio, la storia dell'invenzione dell'automobile, la storia dell'invenzione della grande ferrovia americana, e vado avanti, la storia dell'industrializzazione e della globalizzazione, anch'essa iniziata ben prima che la trasformassimo in un fenomeno tale da farsi Weltanschauung come accade oggi, il caffè, la nafta, e potrei andare avanti. Lehman Brothers è stata la ditta, la banca che ha finanziato, per farvi un esempio, un progetto di due giovani pazzi americani che erano stati cacciati a suon di risate da tutte le altre banche americane quando si erano presentati alla loro scrivania chiedendo un finanziamento per trasformare i cervelli elettronici, si chiamavano così, anche quando in Italia li producevano Olivetti, per trasformare i cervelli elettronici che occupavano un'intera stanza in un progetto di informatica per tutti, for everybody, cioè l'idea di mettere i computer fra 20 anni nelle case di tutti quanti. Tutti gli risero dietro, Lehman fu l'unico che li finanziò e oggi io ho un personal computer in casa mia. Lehman è stata la prima ditta banca a finanziare il cinema americano. Se voi guardate Via col Vento, alla fine di Via col Vento nei titoli di coda scorrono qualcosa come 12-13 Lehman sotto il nome di un sentito ringraziamento a Siegfried Lehman, Sigmund Lehman e via dicendo. Perché? Perché Lehman ha finanziato non solo Via col Vento e King Kong, 2 film che ha finanziato direttamente, ma addirittura le carriere di alcuni attori che poi hanno avuto un peso e come nella mia cineteca di uomo oggi nel 2014, fra tutti cito Marlon Brando, ma ne potrei citare molti altri. Le sigarette, vogliamo parlare delle sigarette? Tutto il commercio del tabacco negli Stati Uniti è passato attraverso Lehman. Parliamo dell'alcol prima e dopo, secondo qualcuno anche durante il proibizionismo, però questa è un'altra storia. E arrivo a citare come ultimo punto d'arrivo perfino la bomba atomica. Ci sono dei volumi scritti sul fatto che una serie di banche americane, in questo caso non erano soli, tra cui Lehman, sono sospettati di aver messo dei soldi per la bomba atomica, mentre non c'è bisogno di sospetti, ma bastano le carte, i fatti, per dire che molta della politica di espansione americana, dall'invasione della famosa Baia dei Porci di Cuba all'esportazione della cosiddetta democrazia controllata in varie parti del mondo, fatta chiaramente con forme di armamenti e via dicendo, è stata finanziata da Lehman. Quindi c'era dentro questa banca la mia storia personale, come non scriverla. Sentito la profondità e l'ampiezza del lavoro e della riflessione che ha fatto Stefano Masini, che devo dire un grandissimo lavoro di documentazione, un grandissimo lavoro di sperimentazione, anche un lavoro su se stesso e sulla propria identità personale in qualche misura. Però a questo punto viene la curiosità di capire che cosa c'è in
in questo testo. Siamo partiti dall'arrivo dei tre fratelli Lehman negli Stati Uniti. Siamo partiti dall'idea che avevi tu di voler scrivere un'epica contemporanea e al tempo stesso di costruire una drammaturgia che avesse qualche elemento sperimentale. Adesso io chiederei a Giuliano Turone di farci assaggiare un pezzo. La Lehman Trilogy è divisa in tre grandi blocchi, in tre parti. Stefano ha scelto un pezzo per ciascuna delle parti, partiamo dall'inizio. Giuliano Turone. Il secchio di vernice appoggiato per strada. Per l'insegna nuova hanno scelto il colore giallo. Riunione di famiglia in casa Lehman, tutti insieme, la sera prima. Scritta gialla sullo sfondo nero. Darà nell'occhio, porterà clienti, l'ha detto Henry. I due, uno dopo l'altro, intingono il pennello e sgocciolando continuano il lavoro, puntigliosi, attenti, stando dentro i bordi disegnati, quelli li ha tracciati Henry a matita, che le lettere sbavate non si possono vedere, ha detto Henry. E toglierebbero clienti. Ha ragione Henry. La L di Lehman sarà maiuscola. Dei due la dipinge Emmanuel. Emmanuel Lehman, 5 anni più giovane di Henry, arrivato in America 3 anni fa, più o meno. Quando l'orologio in ferro e ghisa del porto di New York segnava mezzogiorno del 6 settembre 1847. Emmanuel, sì, o meglio, Mende, che è il suo nome vero. Ma qui in America, si sa, tutto cambia, perfino il nome. Un ragazzo cresciuto in fretta, Emmanuel, capelli scuri, più della pece, un paio di baffi da artigliere prussiano, carattere incendiario, uno che si infiamma, dice Henry, ma se vieni in America devi starmi sotto, e infatti eccolo lì, ora, Emmanuel, chinato a terra, in ginocchio, armato di pennello, un grembiule addosso per non stoccare l'abito, che nel frattempo il negozio è aperto e se qualcuno viene, un negoziante sporco di vernice, non si può vedere. Toglierebbe i clienti, l'ha detto Henry, e ha ragione. Anche la Beatty Brothers sarà maiuscola. Maiuscola com'era fino ad ora quella H di Henry, che per sua decisione è stata tolta, via, basta. Da oggi non più Henry Lehman, ma Lehman Brothers. La Beatty Brothers la dipinge sudando, curvo, ripiegato, col massimo impegno, il terzo e ultimo dei fratelli. Sudando, curvo, ripiegato, col massimo impegno, il terzo e ultimo dei fratelli. Sbarcato come un pacco in America appena un mese fa, terrorizzato dal viaggio, dall'oceano, dalle tempeste, persino dal vecchio rabbino a cui era affidato, perché lo portasse ai fratelli, laggiù, in Alabama, perché in Europa faceva strani discorsi da liberale, lui, sì, che era un ragazzino, Mayer Lehman, 20 anni o giù di lì, ritratto di sua madre, con le gote sempre rosse, senza bere vino, e una pelle liscia, che ancora non gli spunta nemmeno la barba, liscia, liscia come una patata appena sbucciata. E suo fratello Emmanuel non perde occasione davanti a tutti per chiamarlo in ebraico, fischiandogli come a un cane, Mayer Bulbe,
Mayer Patata, che poi Bulbe era il nome che aveva un cane, là, in Europa, a casa loro, in Germania, a Rimpar, Baviera. Tre ragazzi, i Lehman Brothers, Henry, Emanuel, Mayer. Dei tre, Henry è la testa, lo disse suo padre, là, in Baviera. Emanuel è il braccio, e Mayer? Mayer Bulbe è quello che ci vuole fra la testa e il braccio, perché il braccio non spacchi la testa e perché la testa non umili il braccio. Avete sentito un brano abbastanza significativo del testo di Stefano Massini. Ci sono alcune cose che mi sembra il caso di notare. Una è che uno dei temi e dei modi della scrittura di Stefano è l'attenzione alle parole. Lui prima raccontava di come Heinrich avesse cambiato il suo nome in Henry. Nel corso del testo questa scena di come si chiama l'azienda di famiglia e come cambia il nome dell'azienda di famiglia, questo riguarda anche un po' il tema della conversione che dicevi, è quasi un tormentone, diciamo così, perché la prima cosa che succede è che i Lehman arrivano dalla Germania con due N e gliene resta una sola, poi diventano Henry Lehman, poi diventano Lehman Brothers, poi a un certo punto ci mettono la parola cotton e poi la tolgono, se non ho capito male, poi diventano bank, poi diventano corporation e poi diventano holding. Quindi c'è un'attenzione, non so, questo è un dettaglio per farvi capire, alle parole che ha ovviamente uno scrittore. La seconda cosa è che mentre Giuliano Turone leggeva, noi vedevamo i tre fratelli che effettivamente dipingevano la loro insegna. Quindi tutte le cose che ha raccontato prima Stefano, che sono, diciamo, argomento di un saggio di storia dell'economia, di storia di una dinastia industriale, eccetera, eccetera, attraverso la sua scrittura diventano in qualche misura immagini e diventano racconto, diventano una storia. Questo sia il punto fondamentale del lavoro che hai fatto tu, cioè come prendere quello che è un argomento da saggio economico, saggio storico e trasformarlo in spettacolo teatrale, in qualche misura in visione teatrale, tenendo presente che, come avete sentito, questo non è un testo teatrale tradizionale dove ci sono i tre personaggi dei tre fratelli che dicono passami il pennello, Adelaide, la facciamo maiuscolo, minuscolo, ma una forma molto particolare che risponde effettivamente a quello che era il tuo obiettivo, cioè di epica contemporanea. Vorrei chiederti come sei passato dalla quantità di materiale che hai raccolto, che immagino sono libri, immagini, video, eccetera, 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 come sei riuscito a prendere questo materiale e a trasformarlo in un testo per il teatro, e perché un testo per il teatro così diverso dai testi a cui eravamo abituati fino a qualche decennio fa? Guarda, questo è un argomento molto complicato, nel senso che provo a dirti che cosa, non che cosa penso, ma che cosa sento, perché poi questo si tratta di qualcosa che poi crea delle conseguenze dirette, e le conseguenze dirette attengono, a mio parere, sempre più alla pancia che non alla testa, sul modo in cui decidi di organizzare un materiale e di metterlo per iscritto. Io fondamentalmente, sto per dire un luogo comune da sobbalzare sulla sedia, ma lo uso perché dopo lo contraddico dopo un attimo, quindi sopravvivete all'istinto, è quello: io amo molto il teatro ed è la ragione per cui lo odio profondamente, nel senso che sono del parere che la bellezza del teatro stia nel fatto che dovrebbe sempre essere in osmosi con ciò che dal teatro sta fuori, e non parlo di percepire la società, non solo quello, parlo di cercare di essere soprattutto in linea, e quando parlo di essere in linea non intendo dire essere consolatori assecondando, ma l'esatto opposto, in questo sta il concetto di sperimentazione di cui cercavo di parlare prima, con quella che è la modalità comunicativa ricorrente che sta fuori dai teatri. Timothy Garton Ash scrisse un saggio meraviglioso che
che a me ha dato delle ha diramato delle conseguenze sul modo di organizzare le materie di cui poi scrivo, dove diceva che noi eravamo passati dopo un Novecento molto ideologico, in cui tutto era dato fondamentalmente non soltanto dall'aderire a un'ideologia, ma dal concetto di fidarsi della delega. Cioè io mi fido di delegare qualcuno, d'accordo, che in nome di un'ideologia che ci è comune agirà bene per conto mio. Perché? Perché è l'ideologia comune che ci protegge, che mi fa da, direi, non soltanto da garante, da mallevatore, d'accordo, del rapporto che c'è fra di noi. Bene, Gattanasce scriveva, dopo questa fase, noi siamo transitati in una fase che lui chiamava di, con un nuovo conio dal greco, di misologia. Cioè l'odio, il misos, l'odio per il logos. Ed era quella fase di cui Gattanasce parlava quando identificava non soltanto nel suo paese d'Inghilterra, ma in tutti i paesi dell'Occidente, e quanto l'abbiamo visto anche in Italia questo, il passaggio dalla delega sull'ideologia alla delega sui fatti. Cioè quel lungo periodo nel quale tutti i nostri politici occidentali ci hanno detto: non giudicatemi sulle parole, sulle idee, ma sui fatti, giudicatemi dai fatti, non guardate come parlo, come ragiono, come agisco, no? I fatti, i fatti, i fatti. Per tantissimi anni abbiamo sentito questo ritornello, non le idee, ma i fatti. Gattanasce aggiunge, ed è una cosa che condivido molto, che adesso, nell'era dei blog, e quanto che mi sta accanto potrebbe confermarcelo, no? Avendo scritto un testo su Grillo, cioè effettivamente quanto siamo passati a quello che Asha chiama l'epoca della misonomia, d'accordo? Cioè l'era dell'odio per il nomos, per la regola, d'accordo? Perché l'odio per la regola? Perché la regola la faccio io, la fa ognuno. Non solo ho passato un'epoca nella quale volevo giudicare dai fatti, ma adesso io giudico per conto mio e creo io la democrazia, creo io la decisione, creo io il fare. Oggi c'è, per dire, un fenomeno sul quale è in corso una grossa riflessione, no? Il discredito di ogni forma di parere critico, perché di fatto è la rete che crea un parere critico, d'accordo? In generale. Ecco, cioè, come ha a che fare questo con ciò che scrive Massini, perché ci racconta queste belle storie? Massini racconta queste storie perché il teatro è stato, la drammaturgia è stata per tantissimi anni il luogo esclusivo della parola detta. I testi teatrali voi li riconoscevate in libreria perché li arrivate, c'era il nome del personaggio con accanto la battuta. Perfino tutta la corrente della prima e della seconda avanguardia hanno distrutto delle cose, ma hanno mantenuto spesso questa cosa. Soltanto con la terza poi avanguardia si è distrutta anche, no, questa cosa. Ebbene, perché vi racconto questo? Perché oggi noi viviamo in un'epoca di totale mancanza di fiducia nella parola detta. La parola detta non ha mai goduto di poco credito quanto oggi nella società. E il concetto che ognuno di noi si ritenga all'altezza di creare il proprio nomos, cioè la propria regola, da solo, prendendo i fatti e applicando una propria griglia di analisi della realtà che gli comporterà poi un giudizio, è ciò che a me rende straordinariamente curioso e interessante oggi proprio il teatro, che cerco di fare in che modo? Non più rispettando la parola detta, non più le cosiddette virgolette, d'accordo? Il discorso diretto. Io uso pochissimo il discorso diretto. Nella Lehman Brothers, nel Lehman Trilogy, scusatemi, è veramente, credo che sia qualcosa come il 30%. Il 70% è una descrizione, è come una gigantesca didascalia, mi auguro non didascalica, ma questo è un altro conto, nella quale in qualche modo io racconto dei fatti che diventano poi a un certo punto magari una scena, un estratto, un'isola realistica della quale i personaggi parlano, ma di fatto parlo di un racconto nel quale il pubblico troverà gli elementi per fare il proprio nomos, cioè per giudicare e creare la propria regola. Quindi io, come amo sempre dire per quello che mi riguarda, non scrivo dei testi teatrali, scrivo dei materiali scenici, che sono delle cose che poi qualcuno si occuperà di organizzare in una forma teatrale, tanto che fino ad ora il testo di cui parliamo è stato rappresentato, per dire, con i numeri di attori più diversi in Europa, e non solo in Europa, perché può essere fatto da un attore come da due, come da 16, questo è completamente indifferente. E finisco una cosa, perché il tempo
avevo chiesto prima. No, sei partito dall'importanza della parola. E su questo, se volete un attimo, mi soffermo un secondo. Perché parlando di teatro, parlando di drammaturgia, è inevitabile parlare di parola. Siamo al Festival della Letteratura, quindi la parola è un po' la monade ad all'albedrezza di tutto ciò che stiamo facendo qua. Allora, La materia prima, come il cotone... L'atomo, anzi, ancora il protone, il neutrone, l'elettrone, per cui parliamo un attimo di quella. Con una cosa alla quale tengo, c'è un episodio, a mio parere, che come spesso le cose che dicono ha a che fare col teatro, ma ha a che fare con le scienze e con l'etnoantropologia. C'è un episodio che secondo me racconta molto bene quello che cerco e cerchiamo di fare. Sachs racconta che un giorno arrivò in clinica neurologica, e entrato, era da poco assunto, quindi non aveva molta esperienza, trovò i malati del primo piano che, tutti raccolti nella sala della televisione, ridevano a crepapelle, proprio a crepapelle. Mentre si metteva il camice, passa davanti alla sala della televisione e si rende conto che viene proiettato in quel momento in televisione, è trasmesso da donne in televisione, un discorso a reti unificate di Ronald Reagan. E tutti questi malati neurologici stanno ridendo proprio come se stessero una commedia. Sachs non dà peso alla cosa, passa al piano superiore e sente profondo clamore, e si rende conto che nella sala della televisione, che si trova al secondo piano, gli ammalati, che sono appunto al secondo piano, stanno invece inveendo contro il televisore, addirittura qualcuno tira oggetti contundenti, davanti alla stessa trasmissione del discorso di Reagan. Ecco, la ragione clinica che Sachs neurologicamente spiega è secondo me una lezione sul teatro e sull'utilizzo della parola. Perché? Perché al primo piano erano internati gli afasici, mentre al secondo piano erano internati gli agnosici. Per spiegarvi, l'afasia è un disturbo neurologico neanche così raro, che attiene ai cosiddetti disturbi della sfera della percezione del linguaggio. L'afasico è colui che di un discorso che gli viene fatto non riesce a percepire niente di ciò che attiene al valore di parola come significante e significato, cioè non capisce assolutamente nulla di quello che una parola gli significa, ma percepisce invece in modo assolutamente moltiplicato e totalizzante tutti i fattori che stanno intorno alla parola detta, cioè il modo prossemica in cui la persona parla, in cui si muove, in cui sta nello spazio, i toni della voce e via dicendo. Ecco che a una persona quindi che ascolti un discorso di Reagan senza capirne una sola parola, il modo di parlare di Reagan con questi toni bassi culturali da attore western americano, con una scenografia invece istituzionale dietro, faceva morire da ridere. Loro percepivano il modo in cui si muoveva, il modo in cui usava i toni, il modo in cui faceva queste... Beh, al piano di sopra stanno gli agnosici. Gli agnosici sono quelli che all'opposto percepiscono unicamente il valore di significato, significante della parola detta. Il che significa che se a un agnosico tu dici buongiorno, non è un augurio, è il fatto che in questo momento il giorno è buono, perché capiscono unicamente il valore della parola. Ed è la ragione per cui se tu dici, come diceva il discorso di Reagan, ecco io americani busso alle vostre porte, loro si arrabbiavano perché nessuno stava bussando alla porta a quel momento e quindi li stava frodando. Ecco, questo discorso per me autore, e non uso autorità tale, autore, cioè ispiratore, autor, è in qualche modo una riflessione che ha il valore proprio di parabola fondante. Io quando uso una parola creo un patto con chi sta dall'altra parte, utilizzo un canale, e questo canale è intanto inevitabilmente rimesso al fatto che quella parola verrà detta da alcuni attori, e quindi sarà una parola infinitamente più piccola. Uno dei più grandi neurologi americani scrive che soltanto, guardate, è meraviglioso e umiliante, soprattutto per chi sta qui a parlare in questo momento e si sforza di utilizzare le parole giuste al punto giusto, soltanto il 13% di quello che qualcuno comunica quando parla passa attraverso la scelta delle parole che usa.
significa che il giudizio che voi in questo momento state formando, vi state formando di me, non passa attraverso quello che io dico, o perlomeno passa soltanto attraverso il 13%. Per l'87% ha a che fare col fatto che io parlo in un determinato modo, sto qui a sedere invece che qua, sto seduto invece che in piedi. Oltre, per questo che dici così tante cose così in fretta, per cercare di dire il 13%, ma è tanto. No, quella è l'ansia da prestazione dello stacco a tempo. Credo che ci sia un altro aspetto che dà forza alla teatralizzazione di una vicenda che teoricamente è astratta, ed è il fatto che tu racconti la storia di una serie di persone. Cioè, quello che riesci a fare molto bene in questo testo, e quello che riesci a fare il teatro, è dare concretezza e realtà alle persone. Quindi la storia di Lehman Brothers non è soltanto una storia di soldi guadagnati, persi, c'è una espressione che usi spesso, lo zero virgola, che sono i piccolissimi guadagni che riescono a diventare somme enormi grazie all'abilità, alla perspicacia, da cui accennavi prima dei libri, ma ci sono proprio delle persone vere. Credo che uno dei grandi personaggi del tuo testo è quello che ci fa scoprire adesso, Giuliano Turone, con un pezzo che è tratto dalla parte centrale della trilogia. Philip Lehman ha riempito tutte le caselle, non ne ha lasciata vuota neanche una, perché Philip Lehman non lascia che niente gli sfugga. Dall'età di 16 anni tiene un'agenda sempre aperta sulla scrivania, dove segna in stampatello tutti i suoi problemi, e giorno per giorno deve scrivere in stampatello anche la soluzione. La soluzione è già pronta, basta chiamarla. E questa è la frase che Philip Lehman ha scritto in stampatello sulla prima pagina di ogni agenda. Gli venne in mente di scriverla quel giorno in cui, in Liberty Street, comparve all'angolo della strada un nano col cilindro vestito tutto di giallo, che sopra una cassetta della frutta faceva il gioco delle tre carte. Philip rimase fermo per ore, lì, immobile, a fissarlo. E quasi nessuno riusciva a vincere. La carta vincente si nascondeva sempre, eppure era lì, c'era. Fra le tre era lì, coperta, ma c'era. A portata di mano, semplicissimo. Basta girare la carta giusta. Semplicissimo, che ci vuole? Per girare la carta giusta basta non distrarsi. Philip si sforzò quel giorno. Incollò lo sguardo sulle dita veloci del nano, fissò su quelle mani i suoi occhi. Senza distrarti, Philip, spietatamente. Senza distrarti, Philip, sulle carte, senza distrarti, Philip, ne seguì il movimento, senza distrarti, Philip. La carta vincente è questa. E vinse. Non fu fortuna, lo sapeva, fu tecnica. Philip non provò a vincere, lui decise di vincere. Da allora, da quel giorno, Philip Lehman non si distrae, si sforza, è spietato, non ammette deroghe. Sa che se terrà il controllo non gli sfuggirà la carta vincente. Seguire il movimento, fissare le dita del nano, non perdere il tragitto delle carte, tenere il controllo, 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 come giocando a tennis si controlla la pallina, che stia sempre fra le righe del campo, contenuta, riquadrata, controllata. E il controllo, Philip Lehman, ce l'ha, oh se ce l'ha, sempre, perché la sua vita
non è mai in corsivo, è tutta scritta in stampatello. Voi sapete chi è Giuliano Turone? Lo sapete tutti? Ti presenti brevemente perché forse è il caso a questo punto. Beh, io sono uno che ha fatto il magistrato per tutta la vita, ho fatto il giudice istruttore quando esisteva il giudice istruttore, ho fatto inchieste penali, processi. Alcune inchieste, alcuni processi molto importanti. A un certo punto, quando hanno abolito il giudice istruttore, è un po' come se avessero abolito il mio, la mia professione vera, ho provato ad andare in Procura della Repubblica per fare il pubblico ministero, ma lì improvvisamente mi hanno detto al Consiglio Superiore che siccome mancavano persone per colmare l'organico delle corti d'appello, avevano deciso che quelli di una certa classe, di un certo concorso e così via, dovevano andare in corte d'appello, e io mi ero fotografato e sono andato in corte d'appello. È iniziato un periodo per me abbastanza di depressione, finché a un certo punto una mia amica attrice mi ha portato a vedere uno spettacolo di una compagnia teatrale indipendente fatta da persone che campano più che altro di doppiaggio, televisione, eccetera, perché il teatro non dà molto da vivere, ma che poi per seguire la loro passione hanno una loro compagnia indipendente e fanno teatro su serio. Sono andato a vedere questo spettacolo nel 1989, io avevo quasi ormai 49-50 anni, mi sono innamorato del teatro, ho scelto questo regista di questa che era Gigi di Colette, era la pièce teatrale, questo regista che si chiama Gianni Mantesi, che è stato un attore del piccolo teatro per tutta la vita, adesso è molto anziano, mi ha fatto scuola di teatro e io ho assunto una doppia personalità. E questo è nella tua carriera teatrale hai anche incrociato il percorso di un teatro civile, di un teatro politico, come da un certo punto di vista è anche il testo di Stefano. Che impressione ti fa leggere un testo drammaturgico così strano secondo i canoni della drammaturgia tradizionale? Io mi sono innamorato subito di questo testo, mi sono innamorato di questa modalità di scrivere un testo che non si presenta come testo teatrale, leggendolo però ci si rende conto che quello non è altro che la premessa per uno spettacolo teatrale che può venire in meraviglioso, che evidentemente il testo dà la possibilità di giostrare e di muovere le rotelline di qualsiasi regista che voglia misurarsi, e un regista molto bravo tira fuori. E mi risulta che in effetti è stato già proposto, e ciascun regista, fra poco sarà anche Ronconi a presentarlo, ciascun regista gli dà la sua forma utilizzando questa materia che sembra fatta apposta. Grazie. Giuliano Turone ha accennato alle messe in scena dei tuoi film in Italia, non è ancora andato in scena, andrà in scena all'inizio dell'anno prossimo con la regia di Luca Ronconi, e accennava al fatto, e quello che ci hai raccontato tu anche prima, che ci sono tanti modi per mettere in scena questo testo. E puoi fare qualche esempio, così riusciamo a capire un po' meglio, e poi dopo ti faccio una domanda su questo aspetto. Guarda, è stato rappresentato per adesso, l'anno scorso andò in scena in Francia, una versione che in Francia poi è rimasta molto tempo in scena, e lì hanno fondamentalmente raccontato questa storia in una unica serata, perché la cosa particolare che va detta è che lo spettacolo che farà Luca Ronconi con il Piccolo Teatro di Milano, e voglio dirlo perché questo è un testo che
ha bisogno di grandi attori, e Ronconi ha veramente trovato per questa produzione un ensemble di attori straordinari, perché Massimo Popolizio, Massimo De Francovic, Fabrizio Cifoni, Pierpaolo Perobon e tantissimi altri, Fausto Cava, Francesca Ciocchetti, Raffaele Esposito, tantissimi. Scusa, se lo leggesse Giuliano Tricone come ha iniziato a leggerlo adesso, quanto tempo ci metterebbe a leggere tutta la Lehman Trilogy? In pubblico? Sì. Dunque, io non, questo non te lo so dire perché non sono stato masochista, non l'ho mai provato, però ti posso dire che Ronconi mi diceva che da una prova che lui aveva fatto con degli allievi, lui aveva quantificato che uno spettacolo, quindi non la lettura che durasse molto meno, ma uno spettacolo in forma integrale, che lui non farà, anche se adesso vi dico come, secondo me curiosamente, era organizzata la cosa, secondo lui sarebbe durato 7 ore e mezzo. Quindi ci possiamo dare appuntamento qui con Giuliano? Esattamente. No, Ronconi però farà lo spettacolo su 2 sere, nel senso che lo spettacolo sarà uno spettacolo, come dice lui, a puntate, quindi ci sarà la prima serata e poi una seconda serata. Le 3 parti sono state divise in 2 serate, però 2 volte alla settimana invece verrà fatto tutto quanto di fila per una durata alquanto modica di circa 5 ore. Quindi invece in Francia hanno scelto una soluzione diversa, dicevi, con pochi attori che fanno i diversi personaggi. In Francia è stato curioso perché loro avevano scelto una cosa, sì, una via più semplice, erano soltanto 7 attori che fra l'altro comparivano in scena come le fasi della vita, cioè con l'andata avanti della quindi c'era qualcuno tipo che lavorava soltanto nell'ultima ora. Fu curioso perché negli Stati Uniti c'è una struttura, una fondazione che si occupa di tutti coloro che hanno perso il lavoro con il crack Lehman, ed è stato buffo perché hanno mandato il loro presidente a vedere lo spettacolo a Parigi, e dopo ha scritto una cosa sul sito invitando tutti gli ex dipendenti Lehman ad andare a vedere la storia di Lehman appunto nello spettacolo in scena in Francia. E su questo c'è una cosa buffa che ha scritto Gian Andrea Piccioli, cioè, anzi che ha detto quando è stato presentato un testo a Milano, ha detto: beh, gli americani di un testo di questo genere farebbero sicuramente un musical. A te piacerebbe se facessero un musical, Lehman Musical? Ti posso dire sinceramente che odio abbastanza il musical, non posso dire. Però vedi, prima mi hai chiesto. No, domanda. Sì, la cosa per me è interessante e affascinante anche dal punto di vista politico rispetto a quello che dicevi tu, riguarda in qualche misura il problema della delega e della rappresentazione sostanzialmente. Cioè, quello che tu dici è, con le nuove forme di comunicazione, di politica, eccetera, eccetera, quello che tende a scomparire è il meccanismo della delega. Non vogliamo più dei rappresentanti, vogliamo parlare direttamente noi, dire la nostra, senza questa delega e questa mediazione. Il teatro, in realtà, e l'abbiamo visto anche adesso, è in qualche misura una forma di rappresentazione in cui si delega il racconto a qualcun altro per poi eventualmente discuterne. Tu pensi che da questo punto di vista il teatro che stai facendo, proprio per la sua struttura, abbia, e non soltanto ovviamente per i contenuti, abbia una valenza immediatamente politica? Dunque, io intanto credo una cosa, credo che per molto tempo il teatro abbia rappresentato abbia esercitato un tipo di ideale rapporto con la gente estremamente simile a quello che storicamente a quello che è il rapporto fra un officiante e un gruppo di fedeli in una chiesa, no? Sostanzialmente c'era un rapporto molto, secondo me, implicito nelle drammaturgie di sudditanza, non so come dirti, cioè tu assisti, tu vedi un'azione rappresentata che, insisto a dire perché questo è essenziale, i testi teatrali sono stati per tantissimo tempo scritti in che forma? Tutta la lettera borghese, via dicendo.
facendo, no? Una didascalia iniziale ambientale e poi una serie di battute divise più o meno in scene e talvolta costellate da ulteriori didascalie. Ma fondamentalmente erano cose dette, cioè tu ti potevi creare un'idea del rapporto fra Costia e sua madre del Gabbiano, ma era un'idea che ti dovevi desumere come risalendo sulle bronte sulla neve dalle parole che quelli dicevano, perché le indicazioni che Chekhov ti dava erano quelle, cosa questi personaggi dicevano. Ecco, oggi questo è in un'epoca che non si fida della parola detta, parto di nuovo da lì, la parola detta oggi è inaffidabile. È a mio parere una cosa che non funziona più, tanto che poi il pubblico non è mai passivo, non parte mai da zero, il pubblico parte sempre da alcune sue posizioni, non sto parlando di posizioni generiche, ma perfino posizioni su quello che tu stai raccontando, di cui magari nemmeno loro si rendono conto, ma che ci sono. Io a volte mi diverto, no? E faccio un esempio per spiegarvi qual è il tipo di rapporto che a me piace cercare di investigare, cioè domandarmi sempre che cosa sta avvenendo, non vi dico nella testa, ma nell'immaginario di chi fruisce di un mio testo mentre fruisce di quello che sta leggendo in quel momento. E mi piace in qualche modo, utilizzo il verbo che più è sfidare questo tipo di rapporto, che è la forza del teatro. Faccio un esempio di solito. Una storia brevissima di esattamente un minuto, proprio un minuto di orologio, che è la storia di Bob ed Helen, se mi ascoltate un secondo, la storia di Bob ed Helen che hanno una meravigliosa vita insieme da moltissimo tempo, la loro è una bellissima storia. Un giorno era tarda primavera, si sta benissimo, è maggio, Helen torna a casa e dice a Bob: domani è un giorno libero dal lavoro, possiamo andare al mare. E così avviene, il giorno dopo se ne vanno felicemente al mare, arrivano su una spiaggia totalmente deserta, la stagione turistica non è iniziata, cominciano a correre, a rincorrersi, fanno il bagno, si divertono, a un certo punto si vede una grandissima nuvola bianca e arriva una motocicletta che si parcheggia accanto alla macchina. E scende una figura, si toglie il casco ed è un ragazzo che guarda fissa Helen da distanza. Bob si avvicina verso di lui, cerca di capire chi sia, ma non lo riconosce. I due iniziano a correre uno verso l'altro, questo ragazzo verso Helen, e si abbracciano con grandissima passione, al punto che cadono sulla sabbia e iniziano in modo travolgente a baciarsi, ad abbracciarsi, e a Bob accade qualcosa di stranissimo, di incomprensibile, mentre sta andando verso di loro, gli prende un sonno micidiale e cade a dormire sulla sabbia. Quando si risveglia, la moto non c'è più, e Daniel gli dice: beh, hai dormito, sei un gran dormiglione. Rallento, scusate perché la sto creando sul momento, però devo. Fatto sta che a un certo punto dice: beh, torniamo a casa e rimonta in macchina, e sono veramente sicuro che Helen fosse felicissima, perché fa quello che fa sempre quando è felice, cioè canta ad alta voce mentre guida le canzoni della radio, mentre Bob non è affatto felice, infatti fa quello che fa sempre quando non è felice, cioè non scodinzola più. Questo è creato finalmente un episodio che secondo me racconta ciò che io ho come un martello in testa quando scrivo teatro, cioè che cosa si muove nella testa e nelle strutture di analisi di ciò che io racconto in uno che ne fruisce in quel momento. E così come per voi era scontato che fosse, credo, un ragazzo, mentre per me era fin dall'inizio un cane, è chiaro che così io faccio sempre, faccio come mi diverto, per esempio nei momenti in cui muore uno dei tre fratelli e io non rivelo chi sia ad essere morto dei tre, facendolo scoprire nell'arco del quarto d'ora successivo. Oppure quando mi diverto a creare dei punti, dei link, per cui piano piano ciò che il ruolo che esercita per molti anni da rabbino capo della sinagoga poi diventa invece il ruolo del direttore marketing. E il direttore marketing
gode dell'autorevolezza di cui godeva prima il rabbino. E se ne andava. Ecco, l'obiettivo è questo, portare il pubblico, questo vorrei vedere della mia opera, le Pantheologie, a pensare di economia come si pensa di sport. Grazie. Bene. Turone per la scelta.